Bentornati su www.infocorsi.it. Oggi vi mostro la novità dell'anno prossimo, cioè Windows 8. In realtà questa che stiamo vedendo è una preview, un'anteprima, è stata chiamata Developer Preview, cioè anteprima per sviluppatori, e quindi è un software ancora in fase di test che Microsoft ha rilasciato in attesa che poi alla fine dell'anno prossimo, alla fine del 2012, avremo in commercio finalmente Windows 8 definitivo. Quindi questa premessa serve anche per farvi capire che quello che vedremo oggi potrebbe non essere identico a quello che uscirà in commercio. Allora, Windows 8 ha come grossa novità questa prima schermata, questa schermata verde che richiama l'interfaccia Metro, quella che si trova oggi sugli smartphone o sui tablet con Windows Phone, quindi con la versione di Windows per quel tipo di dispositivi mobile, per telefoni e tablet, ed è intitolata Start questa interfaccia. Questo perché ci vuol far capire che sostituisce questa schermata verde il menu Start così come lo conoscevamo. Infatti, se vado sul desktop, che è accessibile da questa icona, il desktop è quello che rimane, diciamo così, di come conosciamo Windows oggi, di Windows 7, quando poi vado a cliccare Start qui in basso a sinistra, in realtà ritorno su quella schermata verde. Quindi il menu Start, come lo conoscete, non esisterà più, molto probabilmente, ma verrà sostituito da questo elenco di tile, così si chiamano questi rettangoli colorati con dentro delle immagini, che quindi sostituiscono i collegamenti che prima eravamo abituati ad utilizzare all'interno del menu Start, e ogni tile chiaramente apre un programma. Per esempio, qui abbiamo l'Internet Explorer che posso aprire dal tile corrispondente, verrà mostrata quindi una schermata a tutto monitor. Cliccando con il destro, come ho appena fatto, vi faccio rivedere, cliccando con il destro al centro in una parte vuota mi appaiono alcuni comandi come quello per aprire o chiudere nuove tab, e qui sotto posso digitare l'indirizzo di un sito, per esempio infocorsi.it, il sito su cui state visionando questo filmato. Come vedete, c'è quindi questa comoda visuale a tutto schermo che ci mostra un po' il sito in maniera tale che occupi lo schermo intero. Si possono quindi visionare facilmente anche filmati, anche se la verità è che il supporto a Flash, cioè a quel programma che normalmente permette la visione di animazioni su siti web, non è completo, come invece lo troviamo nella versione di Internet Explorer per desktop, perché ora questa è una vera e propria novità. Intanto, come avete visto, per scorrere i programmi aperti, in questo caso il desktop e l'Internet Explorer, posso fare questo movimento che chiaramente sarà molto più intuitivo e facile da fare con un touchscreen, e quindi con le proprie dita sullo schermo. E quindi, come vedete, ora che ho aperte queste due cose, posso passare dal desktop all'Internet Explorer, ma sul desktop ho un'altra icona che richiamerebbe comunque Internet Explorer e me lo fa vedere nella sua visualizzazione classica. La differenza è non solo nel fatto che non vedo più il sito tutto schermo, ma anche, come ora state vedendo con questa animazione centrale, il completo supporto al Flash Player. E quindi la visione dei siti internet con la fruizione completa delle animazioni, e quindi anche degli eventuali giochi in Flash che spesso si trovano su internet, la troviamo solo in questa versione di Internet Explorer per desktop. Come vedete, funzionano ancora quei comandi che avevamo già visto in Windows 7, e quindi che ci permettono, semplicemente trascinando una finestra sullo schermo, di ancorarla a sinistra, a destra, oppure di ancorarla in alto facendo in modo che possa occupare tutto lo schermo. E quindi si potrebbe affermare che il desktop grosso modo è rimasto identico a quello di Windows 7. Un po' diverso è invece il comando per esplorare le risorse del computer, questa cartelletta qui in basso, il vecchio risorse del computer per intenderci, che mentre mostra un albero genealogico del tutto simile a quello di Windows 7 qui a sinistra, che mi permette ad esempio di accedere facilmente con il clic qui sotto al mio hard disk, ha poi tutta una barra multifunzione, una ribbon bar come la chiamerebbero gli americani, del tutto simile a quella di Office 2007 e Office 2010, che mostra i comandi più utilizzati. Ad esempio, ecco il menu della visualizzazione che mi permette di scegliere icone grandi, icone medie, lista o dettagli. Questi erano comandi già presenti anche nella vecchia versione di risorse del computer, ma accessibili in maniere differenti. Ecco, per esempio, i comandi di copia o di spostamento, quelli che noi siamo abituati a fare con tasto destro su taglia, cut in questo caso perché la versione del software è in inglese, o copia.
E poi per esempio il comando delle proprietà, che invece di aprire col tasto destro posso aprire da questo pulsante. Insomma, niente di particolarmente nuovo, semplicemente una riorganizzazione dell'interfaccia grafica. Chiudiamo adesso questo e torniamo sull'interfaccia metro, quindi su quello start verde che abbiamo visto all'inizio, quella schermata verde di start che abbiamo visto all'inizio, perché la vera novità è questa. In pratica Microsoft vuole unificare il software per i tablet e per gli smartphone e quindi per i telefoni, cioè per quei dispositivi mobili da portare in giro con sé, e unificarlo con quello dei PC, dei personal computer che abbiamo in casa o in ufficio, in maniera tale da proporci, poi ovviamente sarà compito del mercato e quindi di noi acquirenti decidere se questa proposta è buona o meno, loro ci vogliono proporre di utilizzare lo stesso sistema operativo sia per i PC sia per gli smartphone, e quindi questa interfaccia molto più simile a quella di uno smartphone ci fa accedere ai programmi molto facilmente, soprattutto se utilizziamo un touchscreen. Ecco, il mouse che io sto usando in questo momento non è sicuramente ideale. Ci sono una serie di programmi nuovi, mentre altre cose sono praticamente quelle che siamo già abituati ad utilizzare. Questo è il cosiddetto pannello di controllo, lo conosciamo già dai tempi di Windows 95, quindi da tantissimi anni. Inizialmente quando lo apro viene mostrato in una visuale tipica per tablet, qui ho ovviamente le varie opzioni di questo pannello, ma se andassi sulla voce More Settings, cioè più impostazioni tradotto in italiano, ad un semplice click mi verrebbe mostrato il pannello di controllo sulla interfaccia desktop, così come appunto lo utilizziamo oggi in Windows 7. E poi sempre con quel sistema che vi dicevo, cioè di strisciare lateralmente cliccando, e qui vi dovete immaginare che io stia utilizzando un touchscreen, ecco, strisciando lateralmente si passa da una schermata all'altra di quelle che appunto abbiamo aperto, e quindi persino tra i due pannelli di controllo in uso. Posso sempre andare qui in basso a sinistra e cliccare start per tornare sempre alla schermata iniziale, quindi questa schermata verde è il centro nevralgico del nostro nuovo Windows. Abbiamo già visto che ci sono due diversi Internet Explorer, uno apribile qui dallo start, quindi nella sua modalità tablet, diciamo così, e un altro che invece abbiamo aperto dal desktop e che aveva invece un'interfaccia grafica molto più simile all'Internet Explorer che usiamo oggi. Non ci sono grosse difficoltà nell'installazione di altri programmi di terze parti, anche se ovviamente ora è molto presto per testare questo tipo di funzionalità, perché questa non è la versione definitiva di Windows 8. Andiamo piuttosto a vedere gli strumenti accessori. Per esempio c'è questo Paint Play, che è una versione semplificata del Paint, quello che ad esempio già i nostri bambini spesso utilizzano per fare i propri disegni sul computer. Come vedete possiamo facilmente scegliere colori e pennelli, oppure pulire tutto il foglio. Posso sempre tornare in Start, accedere al desktop e in questo caso, chiudendo poi il pannello di controllo che avevo lasciato aperto, da start stesso, in questo caso senza cliccare ma solo appoggiandomi, posso andare sulla voce search per cercare, come vedete, tra i programmi anche per desktop. Qui apps sta per applicazioni, appunto programmi. Cliccando qui dentro mi viene mostrato in ordine alfabetico l'elenco dei programmi, si può sempre scorrere verso destra, sempre appunto perché il tutto è ottimizzato maggiormente per l'uso con un touchscreen piuttosto che con un mouse. E quindi quando arrivo alla lettera P, oltre al mio Paint Play che avevo aperto poco fa, mi accorgo che c'è ancora il vecchio Paint così come lo conoscevamo, che però in questo caso si apre nella modalità desktop e non nella modalità metro, cioè nell'interfaccia verde, quella che abbiamo detto è maggiormente ottimizzata per i tablet. Quindi quello che sto cercando di farvi capire è appunto questa doppia schermata, questa doppia interfaccia grafica, una più ottimizzata per i tablet, una più ottimizzata per i desktop, cioè per i computer fissi, quelli normali che siamo abituati a utilizzare in ufficio o a casa, e Microsoft ci vuole proporre di utilizzare il sistema per entrambi i casi. Se io adesso volessi aprire un altro programma, supponiamo ad esempio di voler aprire WordPad, potrei cliccare Start, non vedrei il menu Start così come lo conosco oggi, così come in Windows 7, torno in realtà nell'interfaccia metro, ma senza cliccare altro posso digitare
sulla tastiera, come potete vedere qui, le prime due o tre lettere del programma che voglio aprire, mi vengono proposti i software che portano quelle iniziali e quindi ad esempio posso aprire il mio bravo WordPad, che poi è Windows stesso a scegliere se deve essere aperto nell'interfaccia desktop piuttosto che nell'interfaccia metro, in questo caso nell'interfaccia desktop, cioè quella classica di Windows. Invece un'altra cosa strana che troverete nell'uso di questo software, ammesso che rimanga così fino all'anno prossimo, cioè fino a quando verrà commercializzato, è il fatto che molti programmi non si chiudono. Vi spiego che cosa intendo. Se io ora chiudo il WordPad e vado a cliccare tasto destro Task Manager, cioè quello che nel Windows in italiano si chiama gestione attività, mi accorgo che nell'elenco dei programmi aperti il WordPad non c'è più, così come non c'è più il pannello di controllo che avevo aperto sempre nell'interfaccia desktop. Quindi i programmi che apriamo su questa schermata si chiudono regolarmente quando clicco la X rossa. Gli altri, ad esempio il Paint Play e l'Internet Explorer che avevo aperto all'interno dell'interfaccia metro, non si sono mai chiusi, eppure non li sto utilizzando più. Tant'è che se mi metto a strisciare qui verso sinistra li vedo ancora aperti, eccoli qua. Vi ricorderete che queste sono le schermate che insieme abbiamo utilizzato. Quindi, a quanto pare, almeno allo stato attuale dello sviluppo di Windows 8, l'unica maniera per chiudere i programmi, anzi le uniche due maniere per chiudere i programmi aperti all'interno dell'interfaccia metro, è quello di aprire il Task Manager, cioè questa schermata, selezionarli e poi fare End Task, cioè termina operazione. Ecco, solo così finalmente adesso, se mi mettessi a scorrere, quel programma, il Paint Play, non ci sarebbe più, mentre tutti gli altri ci sono ancora. Vi faccio rivedere quindi questa funzionalità. In pratica devo andare prima sul desktop, aprire Task Manager, Start Task Manager, selezionare il programma e fare End Task. Questa è l'unica maniera per interrompere un programma che ho aperto nell'interfaccia metro. La seconda maniera sarebbe quella di spegnere del tutto il computer. Altra stranezza, a dir la verità, perché noi siamo abituati ad avere nello start il programma di spegnimento. Qui già, se mi ci appoggio, non c'è nessuna voce che richiami lo spegnimento del computer, l'arresto del sistema. Se clicco Start e mi torna all'interfaccia metro, anche qui in realtà non c'è nulla che richiami la possibilità di spegnere il computer. L'unico modo per spegnere è andare nuovamente a cliccare Start, fermarmi su Settings, cioè su Impostazioni, e lì finalmente avrò il pulsante Power, cioè il pulsante Accensione e Spegnimento, che mi permetterà eventualmente di riavviare o di spegnere. Questa è una cosa che può sembrare molto strana, ma a mio parere potrebbe essere un invito di Microsoft a pensare il computer in una maniera diversa, e quindi in una maniera always on, sempre acceso, un po' come facciamo oggi con i nostri cellulari. Io non spengo il mio cellulare forse da 2-3 anni, perché ogni volta che è arrivato ad una sola tacca di batteria lo metto sotto carica, ma rimane sempre acceso. Forse è quello che faremo anche con i nostri computer, che probabilmente non dobbiamo immaginare nemmeno più come sono oggi, ma semplicemente come dei tablet piccoli quando devono essere portati in giro, o molto grandi magari quando devono essere fissi sulla nostra scrivania, dei grossi touchscreen. Questo saranno probabilmente il computer del futuro, e quindi li spegneremo solamente quando andremo in vacanza, ecco, e dovremo lasciarli incustoditi per molti giorni, altrimenti probabilmente resteranno sempre accesi. Questo è il motivo, secondo me, per cui il comando di spegnimento è così nascosto, probabilmente perché non deve essere utilizzato poi così spesso. Diciamo che più o meno queste sono le novità che volevo farvi vedere. Forse ho parlato tanto, ma credo che più delle mie parole siano state interessanti le immagini che avete visto, quindi ripeto, la grande novità è prevalentemente questa interfaccia doppia, l'interfaccia metro, questa verde che sostituisce il menu start così come lo conoscevamo in passato, e l'interfaccia desktop invece classica, quella a cui già siamo abituati. Come ultima prova, prima di lasciarvi, faccio una prova di interazione tra queste due interfacce. Ad esempio vado sul desktop e apro l'Internet Explorer, quindi un programma in modalità classica, mi connetto ad un sito di attualità, ad esempio il Corriere della Sera, e voglio provare a scaricare un RSS, cioè un elenco di novità scaricabili dal sito. Ecco, l'icona dell'RSS dovrebbe essere questa, vediamo un po' se ci azzecco. Si sta caricando, eccola qua. E supponiamo di volerci abbonare all'RSS della politica, no? Quindi lo clicco,
mi viene caricata questa pagina e vado a selezionare l'URL della pagina stessa copiandomelo, faccio un tasto destro copy, ripeto qui questa versione che stiamo usando è in inglese. Ora cerco di tornare all'interfaccia Metro, forse è meglio che vi acceda tramite Start, e apro il programma apposito inserito in essa per le news, e quindi per i flussi RSS, per i feed RSS che arrivano da internet. All'interno di questo programmino, che è fruibile solo in modalità interfaccia Metro e non in modalità desktop, vado ad incollare qui dentro l'URL che avevo copiato prima. Lo faccio con la tastiera con un comando Ctrl V, perché con il tasto destro non funziona, e nel momento in cui do l'invio oppure premo done qui sotto, fatto, mi sono in pratica iscritto al feed del Corriere della Sera. Clicco done ed ecco che mi vengono mostrati in questa schermata le novità provenienti dal sito del Corriere. Se riclicco start e quindi torno alla schermata Metro iniziale, ecco che anche il tile di quell'applicazione comincia a mostrarmi le novità. Quindi queste iconcine, questi tile, sono interessanti perché non sono solo delle icone per aprire i programmi, ma in certi casi possono mostrarvi anche delle notifiche provenienti dai programmi stessi. C'è anche, come vedete, un tile che apre un programma per gli allarmi, cioè per le sveglie, e questo vi fa capire come questo software sia pronto non solo per i normali computer ma anche per gli smartphone, quindi per i telefoni e per i tablet. Io posso aggiungere una normale sveglia, come farei appunto sul mio telefonino, e in questo caso il computer mi sveglierebbe esattamente domani mattina alle 6 01. Anzi, qui ho messo pomeridiano, quindi devo essermi sbagliato, suonerebbe tra pochi minuti, come avete visto. È ovvio che questa è una funzionalità che forse non utilizzeremo mai su un computer normale, è più probabile che la utilizzeremo su un tablet o su uno smartphone. Come vedete, anche in questo caso il tile del programma comincia a darmi delle notifiche provenienti da esso, quindi questa interfaccia Metro è la grande novità a cui probabilmente dovremo abituarci se questo progetto andrà in porto. Manca ancora un anno all'uscita in commercio, staremo a vedere. Intanto il prossimo appuntamento è a febbraio 2012, quando è prevista l'uscita della versione beta, che sarà in pratica una nuova versione di Windows 8 sempre in fase di test come questa che oggi abbiamo provato, ma che conterrà già qualche altra funzionalità e quindi sarà un po' più vicina a ciò che ci ritroveremo nei negozi e nei nostri computer l'anno prossimo. Arrivederci da Ruggero Marzocca, rimanete sintonizzati su www.infocorsi.it, cercherò di darvi sempre novità interessanti. Ciao.